un minuto. Allora, abbiamo con noi qui il libro che presenteremo oggi di Hanif Qureishi. In realtà poi, come dicevo, inevitabilmente, incominciando con un libro con i grandi narratori che fanno la nostra epoca, perché di questo stiamo parlando quando abbiamo accanto a noi Hanif Qureishi, si parte da un libro e poi se ne raccontano degli altri, si toccano temi diversi. Io spero che qualche cosa di tutto questo nella poco tempo che abbiamo oggi si potrà fare con Qureishi, che ringrazio ancora per essere con noi. 1-0, The Nothing, il titolo in inglese. Un uomo che invecchia, l'età che avanza, un triangolo mica tanto amoroso, perché c'è una donna che il nostro protagonista, il protagonista di Hanif Qureishi, ama ancora, nonostante l'età appunto che dicevo che avanza, ma c'è un uomo che si introduce furtivamente con furbizia ma non necessariamente con intelligenza, con astuzia ma non necessariamente con forza d'animo, in un appartamento londinese e insidia questo amore, insidia la donna che quest'uomo ancora ama. Il protagonista della storia di Hanif Qureishi, già se vi dico il nome vi illumina qualche cosa di quello che può essere il suo carattere, come questo narratore con maestria lo racconta. Valdo suona come un leone che ancora potrebbe ruggire. Ruggisce sì, ma non si può più muovere. È fermo, un po' letto, un po' su una sedia a rotelle. La sua differenza d'età con la donna che lui ama è sufficiente perché lei possa ancora coltivare una vita mondana, una vita, punto. Mentre lui è bloccato in questo appartamento. Talvolta le scene ricordano, possono ricordare vagamente nel voyeurismo inevitabile di quest'uomo, qualche cosa di un film Hitchcock che abbiamo visto in tanti, La finestra sul cortile. Anche lì c'è questo tema di questa finestra che si apre sul mondo intorno a noi, ma questa è una mia interpretazione. Diciamo che però questa donna, Zee, che lui ha accanto, gli sta sfuggendo, c'è qualche cosa che non va, ce ne accorgiamo fin dalle primissime parole, dall'incipit fulminante del libro, ambientato in una Londra molto lontana da quella che io ho amato, per esempio del Buddha delle periferie inevitabilmente, dove c'è la trasgressione allegra, ci sono i sobborghi caotici, violenti, trasgressivi appunto, dove la sessualità è incerta, dove i parametri sono incerti, dove tutto è allegramente incerto ma tutto è in divenire e dove Londra ribolle di vita. C'è un'altra Londra, per esempio chi ha visto My Beautiful Laundrette, un film delizioso degli anni 80, di cui Hanif Qureishi è stato l'autore di tutta l'idea, di tutta la sceneggiatura. Bene, lì quella è una Londra di conflitti sociali, anche conflitti etnici soprattutto, anche lì risolti in parte attraverso una chiave sessuale, se vogliamo, non solo, è amorosa e di passione. Di passione ce n'è tantissimo in questo libro e io partirei proprio dalla passione e dal desiderio, perché volevo chiedere a Hanif Qureishi se quel Karim Amir, che era il protagonista del Buddha delle periferie, che era un corpo e un uomo tutto travolto dalle sue passioni, dal suo desiderio, ha fatto posto a un uomo in cui la passione e il desiderio è limitata dall'età, però a me sembra che la passione e il desiderio, grazie a questo limite, proprio in virtù di questo limite, anziché diminuire, stia quasi esplodendo, no? Cioè, è come se mano a mano che ci si allontana dall'oggetto del desiderio, questo desiderio cresca in una maniera esponenziale. È così o ho capito male? Well, I've been writing for 40 years. It seems I've been writing for 40 years. It seems amazing to me that I've made a living and lasted so long as a writer. And I would say, I guess, after trying to do this for so long, the one thing that has remained a common to me
is the idea of having a good idea or of something occurring to you very strongly, an idea, a set of characters, perhaps a way of speaking or an image that haunts you that you have to explore when you sit down and begin to write. And with the Buddha of Suburbia, I guess it was very similar to this. The Buddha of Suburbia begins with this line, "My name is Karim Amir and I'm an Englishman born and bred almost." And with that novel, I wanted to tell the story really of that almost, what it's like to be almost an Englishman, which is what I am, almost an Englishman. And I guess with this story, The Nothing, I was hanging around in Sardinia. And my girlfriend and I have been watching a lot of noirs, American movies from the 30s, 40s, to the 50s. You know, dirty, rain-soaked, black and white, expressionistically lit movies about seedy con men and thieves and hustlers and bums. And I'd also been reading a lot of the great French writer Georges Simenon, a writer I worship and admire. So I had all this stuff going around in my head, which was I'd been thinking about, and then I heard this voice, which is the voice of the character that Francesca mentions, which is the voice of Waldo, and he began to speak in me. And the other influences of the movies we watched, and the Simenon, the rain-soaked Paris, lonely, late at night, images of people in bars and so on. All this began to come out in the story of this man, Waldo, quite a lonely man sitting in his apartment, crippled, nearly deaf, blind, unable to move, but just able to see that his beloved wife, 20 years younger than him, and a close friend of him, close friend of his, Eddie, that they were beginning to begin a relationship. So I love the idea of this man who can't see or know anything, just beginning to spy, to hear, to sense that something is going on in his apartment around him. And this story began to haunt me. And I was in the unfortunate position of having to write it down. Dunque, io sono sempre molto sorpreso quando penso, mi rendo conto che sono 40 anni che scrivo e trovo incredibile non solo di essere riuscito a mantenermi in tutto questo tempo, ma anche di essere riuscito a durare così tanto sulla scena come scrittore, eppure eccomi qui oggi. Che di cosa ha bisogno uno scrittore? Ha sempre bisogno uno scrittore, ne avevo bisogno allora come adesso, di una buona idea. Una buona idea che può essere può prendere la forma di un personaggio, può essere una voce, un tipo di parlata che senti nella tua testa come scrittore, può essere un'idea, può essere un'immagine che all'improvviso ti compare e decidi che vuoi esplorarla. E così era successo effettivamente con il Buddha delle periferie, appunto, quando appunto, per citare proprio l'inizio del Buddha delle periferie, appunto, dice. Parla appunto di Karim, citiamolo giusto perché ce l'abbiamo, la citazione esatta dell'incipit. L'incipit dice, il leggendario incipit del Buddha delle periferie dice, mi chiamo Karim Amir e sono un vero inglese più o meno. Più o meno che in inglese è tradotto come almost. E appunto questo almost, questo più o meno, è il punto su cui io mi sono voluto soffermare di più, perché è questo che mi ha reso interessante fin dall'inizio il protagonista e ovviamente anche forse la cosa in cui più io mi rivedevo in quel protagonista. Una cosa analoga è successa proprio per Uno Zero. Ero in Sardegna e insieme alla mia compagna ci siamo dedicati a guardare dei noir, quindi film americani degli anni 30 e degli anni 50, con atmosfere piovose, bianco e nero, questi personaggi un po' ambigui, questi scrocconi, queste persone che non si capisce bene dove vogliono andare a parare. E in quel periodo, oltretutto, io leggevo anche molti romanzi di Simenon.
i più cupi forse di Simenon. Ecco, tutto questo mi ronzava in testa quando un bel giorno ho cominciato a sentire una voce nella mia testa che era quella proprio del personaggio che ha citato Francesco, di questo Vando, il quale comincia a parlarmi e nel contesto appunto della pioggia, di questa Parigi, di questi film, dei bar, della la notte, la sera, le ombre, i misteri, la storia comincia a prendere forma e quindi ecco che mi ritrovo a interagire con Valdo, che è una persona molto sola, è una ormai è anziano, quindi fatica molto a muoversi, non può praticamente più fare nulla da solo, fatica a vedere, sente, ma anche quello non è che gli venga più molto bene, però una cosa la vede, ovvero vede che sta succedendo qualcosa con sua moglie. Sua moglie, che è di 20 anni più giovane, si comporta in modo strano e vede anche un'altra cosa, vedo che sua moglie fa tutto questo, sembra attratta da questo Eddie, un loro amico, e effettivamente comincia a pensare che abbiano una relazione. E quindi a questo punto l'uomo, e qui mi interessava molto sviluppare la storia, comincia a spiare, diventa una spia e comincia a sfruttare tutti quei sensi, quelle capacità che gli restano, proprio per cercare di capire meglio che cosa sta succedendo. E da qui appunto la storia che si sviluppa ha cominciato a entrarmi in testa e non sono più riuscito a liberarmene. Ecco, allora ringrazio Amit Qureshi che abbia già dato un quadro molto migliore di quello che ho fatto io della storia. La mia ansia da prestazione oggi ho anche abbattuto un bicchiere accanto a Amit Qureshi e raggiunge alcuni culmini della montagna di libri degli ultimi anni. Però voglio dire una cosa, questo libro, come l'ha descritto Amit Qureshi fin qui, è effettivamente intriso di velenose passioni, di sentimenti estremamente negativi, a fianco ad alcuni momenti di riso, per quello che mi riguarda assoluto, e poi ci arriviamo, ovviamente riso amaro in alcuni momenti, ma riso nero, ma riso, evidentemente, rispetto alle vicende che venivano raccontate. Com'è banale e sconvolgente e rassicurante svegliarsi e scoprire che la tua amata è diventata un'estranea che ama un estraneo. Questo dice a se stesso Valdo, come glielo fa dire Amit Qureshi evidentemente, quando vede che Zee è attratta imprevedibilmente da questo nothing, da questo zero che è Eddie. Volevo chiedere da Amit Qureshi se questo è un libro tribale, se concorda su questo aggettivo, un libro nel quale anche a una certa età un uomo disegna il confine della sua tribù, del suo territorio in questo caso, il confine della zona sulla quale potrà ancora sperare di avere un potere e difendere quindi almeno quell'angolo di mondo che ancora gli spetta. It's much more to, when I think of this character Waldo and the other two characters in the book. Now looking back, I have some. I'm beginning to grasp why I wrote it. But in the early 21st. First century we're in now? Early 21st century, I started to get interested in writing about older people, you know, because I've been brought up in the 60s and we were fascinated by being young, by being beautiful, by being sexually active. In the early part of the century, I wrote a film called The Mother, in which an older woman and a very plain, ordinary woman begins an affair with James Bond, with the character actually played by Daniel Craig, later became James Bond. And then, after that, I wrote a movie called Venus, with Peter O'Toole, about two old men, two old actors. Peter O'Toole becomes involved with a younger woman. And then I wrote a movie called The Weekend about an older couple who go to Paris. So I got involved and got interested in the idea of writing about people who are more vulnerable, who were less stereotyped as young, beautiful, sexually available, and so on. And I became interested in what it was to begin to feel, as indeed I am, that you are beginning to withdraw from the world, that you're becoming anonymous, that other people don't look at you with desire, and that your view of yourself
traits and so on, and also that your interests, your appetites change. So writing about older people has interested me for a long time, and I often wondered why that was, and I guess it's because we were so, when we were young, we were so focused on the idea of young people being the only people who really mattered. And of course, when I was a kid, when you grew up, by the time you were 60 years old, really, your life was finished when you were 60. We thought people who were 60, we thought they were decrepit. We thought they were they might as well be dead, that their lives were worthless. Because at that time, you worked and worked and worked, and then by the time you were 60, you were absolutely broken and exhausted, and you never had sex again. So I began to rethink this. Dunque, effettivamente, quando oggi ripenso a Valdo e agli altri due protagonisti appunto del libro e penso al perché l'ho scritto, forse capisco un po' di più col senno di poi, perché a un certo punto nel ventunesimo secolo ha chiesto di essere assicurato che siamo nel ventunesimo secolo, sì, mi è stato detto, siamo nel ventunesimo secolo, perché nel ventunesimo secolo a un certo punto ho deciso di interessarmi alle persone. Probabilmente questo ha a che fare con il fatto che io sono cresciuta negli anni 60, negli anni 60 le uniche cose importanti erano la giovinezza, la gioventù, essere belli, essere molto attivi dal punto di vista sessuale, e poi a un certo punto però ho cominciato a scrivere cose diverse, quindi ad esempio film diversi incentrati sulle persone, Dad and Mother, dove c'è questa donna che poi sviluppo una relazione con quello che diventerà James Bond, appunto, Daniel Craig, poi ho scritto Venus, appunto, dove c'è Peter O'Toole, la storia di due uomini anziani, uno dei due poi avrà una relazione con una ragazza più giovane, poi ho scritto The Weeknd, il weekend, appunto, che dove ci sono due persone invece di una certa età che hanno appunto una relazione, ecco, perché tutto questo grande e crescente interesse per le persone. Al di là di quelli che erano appunto gli stereotipi della mia giovinezza, perché probabilmente c'è qualcosa che scatta nel momento in cui ti rendi conto che a una certa età magari cominci a ritirarti un pochino dal mondo, a prendere un po' le distanze, volente o nolente, dal mondo, e questo vuol dire anche che magari ci sono anche gli altri che prima erano molto interessati a te e che invece a un certo punto smettono di trovarti desiderabile, magari diventi più anonimo, non sei più, ti rimpicciolisci, i tuoi appetiti, i tuoi interessi cambiano, diventano diversi, e quindi a un certo punto ti rendi conto che le persone sono importanti, e io me ne sono reso conto, ho cominciato a dedicare sempre più tempo a tutto questo, e perché mi sono detto, ma perché ho a un certo punto cambiato idea? Beh, diciamo che probabilmente è perché quando uno è giovane, come appunto ero io negli anni 60, quando ti interessavano solo appunto la giovinezza, le scorribande amorose e chi più ne ha più ne metta, ecco lì quando guardavi e pensavi a un sessantenne, cosa pensavi? Dicevi, guarda questo poveretto sfigato, gli resta pochissimo da vivere, tra un po' tirerà le cuoia, di sesso, ma non ne penserà neanche, lasciamo stare che lo faccia, non ci penserà proprio più, è più morto che vivo, insomma, ecco. Diciamo che man mano che passa il tempo ti rendi conto che forse non è proprio così. Ha citato gli anni 60-70 e vi leggo due paragrafi dal libro che sono, come molti altri, infiniti altri paragrafi di Qureshi, per me piuttosto esilaranti. Non devo fare il brutto, sono stato giovane negli anni 60. I 70 furono ancora più sfrenati e probabilmente più depravati. Me la sono spassata a oltranza, in quei giorni sventati, in cui era vietato vietare, tutto era permesso e credevamo che gli orgasmi fossero il rimedio per ogni male. Quando vivevo in una comune californiana con tanto di motocicletta e lesbiche della porta accanto, tutti a condividere l'amore. Ah, quelle scopate magiche che fanno impallidire tutto il resto. E quanto era scopabile? Un bell'uomo, in collanine e pantaloni a zampa di elefante, spalle larghe, capelli neri lunghi fino alle spalle e due chiappe che avresti pagato per morderle. Se siete mai stati attraenti, desiderabili e carismatici e con un bel corpo, non potete dimenticarlo. Non c'è intelligenza e impegno che possa compensare la bruttezza. La bellezza è l'unica cosa, non si può comprare e i belli sono i veri eletti.
Comunque ti vada, vivrai tutta la vita come socio di un club esclusivo. Non compatirai mai abbastanza i meno fortunati. La feccia, come Eddie. Eddie, Amir Qureshi, lo spregevole Eddie, 1-0. Che cos'è? Qual è il principale motore, il principale sentimento che spinge l'azione del nostro spregevole Eddie? Me lo sono chiesto leggendo. È l'ambizione? È la paura? È il desiderio di compiacere? È l'avidità pure semplice, quella economica? Che cos'è che muove Eddie? It's horrible, that passage that you just read, actually, and I remember writing it. It's interesting how when you write a really horrible passage and you think, this is really horrible, I don't really think this, but I have thought it at certain times, but I'll write it down. And it's always those passages that other people later, you leave them in because you think, because there's something so horrible about it, I'll leave it in, because if I find it horrible, other people will find it horrible. And it's the horrible bits that they will remember. And it's interesting how many people, when you do interviews, people read that passage back to you. And I obviously did myself a favour there by leaving that passage in, even though when I wrote it, I thought it's so arrogant and rude and so unkind. What was the question? What was moving Eddie, basically? Oh, and Eddie, he's the other character. He doesn't have any of these qualities at all. I wrote this character, Eddie, who is a small-time sort of con man, a hustler, a hanger-on, a journalist in London. Because not so long ago in my life, I ran into a con man who stole most of my money, and he stole the money of many other people. In fact, he stole, I think, between 5 and 8 million pounds, and he stole from his family, from his brother, from the bank, from the church. And he was a very, very, of course, very respectable man. He was an accountant, and of course, I had to run into him when he was at the height of his madness. I spent actually quite a lot of time with him. Even after he stole all my money, I still carried on seeing him because I was fascinated by him, and I wrote a short book about him called My Con Man. So I got very interested in the whole idea of thieves and con men and people who were respectable and charming but somehow would steal everything from you. And I noticed how ubiquitous that these characters were, that everybody knew, you know, let's say a vulnerable late middle-aged woman who was marrying a man who everybody else could see would steal all her money and run away and then do the same thing to someone else. So I got really interested in these characters because I knew one so well. And that's how I began to think about bringing him into this story. Allora, intanto cominciamo col dire che quel passaggio, quei paragrafi, penso siano orrendi, sono assolutamente terribili e lo pensavo quando l'ho scritto, magari non proprio subito, però poi quasi subito ho cominciato a pensare questo pezzo è tremendo, è veramente orribile, però come non è in questi casi cosa succede? Che uno vorrebbe toglierlo, poi dici ma no, magari lo lascio perché poi in fondo se è così orribile magari colpirà anche il lettore, magari in qualche modo gli rimarrà impresso, no? Al lettore. E insomma, cosa succede? Che tu lo lasci e poi in tutte le interviste ti citano sempre quel passaggio orribile, e cosa ci vuoi fare? Pazienza, così, e mi rendo conto, più lo sento, più mi rendo conto che è veramente tremendo, cioè sono stato veramente cattivo, ci sono andato giù pesantissimo, ne ho dette veramente di tutti i colori, però tant'è. Eddie effettivamente sì, è un uomo uno zero abbastanza, no? Un uomo che ha poche qualità. È uno stroccone, un imbroglione, una persona un po' piena di segreti, un giornalista, lavora a Londra. E perché ho deciso di creare questo personaggio, di parlare di Eddie? Beh, perché ahimè io Eddie l'ho incontrato nella vita reale. In che senso? Nel senso che effettivamente io uno scroccone, anzi proprio un imbroglione, ma di dimensioni colossali, l'ho incontrato nella vita reale perché mi ha rubato un sacco di soldi, non
non solo li ha rubati a me, ma li ha rubati a un sacco di gente, compresa la sua famiglia, la chiesa, la banca, chi più ne ha più ne metta. Era una persona assolutamente rispettabile, una persona che sembrava un gentiluomo, una persona assolutamente carina con cui passare il tempo. Poi invece è venuto fuori che così non era, rubato qualcosa intorno ai 5-6, tra i 5 e gli 8 milioni di sterline, fate voi. Faceva il commercialista, insomma, e io ho avuto la fortuna, pensate un po', di incontrarlo proprio all'apice della sua carriera di delinquente, pensate che fortuna, e niente, insomma, sono stata vittima dei suoi intrallazzi, e però devo dire che mi affascinava, perché non potevo capacitarmi che quest'uomo avesse fregato me e chissà quanta altra gente. Veramente mi affascinava, ero estremamente affascinato, tant'è che ho passato tanto tempo con lui anche dopo aver saputo che mi aveva rubato tutti questi soldi. Gli ho anche dedicato un libro che appunto si chiama Mike Condon, il mio imbroglione, perché veramente mi è un personaggio davvero particolare. Ecco, da lì mi è venuta l'ispirazione e mi sono dedicato a creare questo personaggio, questo Eddie, che effettivamente rappresenta tutto questo, quindi rappresenta appunto il furbacchione, lo scroccone, quello che vuole fregare, quello che cerca di farsi i propri interessi, quello che affascina anche, no? È un affabulatore. Alla fine lo si trova un po' ovunque questo tipo di personaggio, no? Nelle nostre vite. Sicuramente se te lo trovi di fianco, lui, giovanitante, ad una signora ricca di mezza età, beh, comincia a farti qualche domanda, più o meno sai dove va a parare. Ecco, allora da lì è venuto fuori Eddie, basandomi sulla mia esperienza personale. It's funny how much these figures can haunt you, because today when I was in a hotel and I had a swim and I was sunbathing, suddenly I began to think about the con man again, and I was thinking, oh, he's in prison. He was jailed for 8 years, and I was having a fantasy about him, and I thought of him getting married to a 20-stone murderer who he had to share a cell with, and I thought of my man on his knees having to clean the shoes of a 20-stone murderer who would call my con man by the name of Mary. Tra l'altro sono figure che ti restano veramente impresse, cioè non è che riesci a liberartene facilmente, tant'è che ad esempio anche oggi, quando prima di venire qua ero di sparapanzato al sole nel mio albergo, tranquillo beato, e cosa succede? Che mi viene in mente proprio questo grandissimo fetente che mi ha rubato tutti questi soldi, il quale tra l'altro si è fatto 8 anni di galera, è ancora in galera adesso, e a quel punto ho cominciato a fantasticare, a pensare a cosa poteva essergli successo nel frattempo. E con un certo gusto ho pensato che magari era stato messo nella stessa cella di un assassino, e questo assassino ovviamente era molto peggio di lui, e quindi adesso lui si trovava lì a dover pulire le scarpe di questo assassino, il quale lo chiama Mary. Mary Qureshi, attraverso questa specie di spioncino che è la casa, la finestra dalla quale lui vede anche le vite di altre persone di Londra, noi vediamo Londra, e Londra finisce per essere un coprotagonista o comunque un personaggio di questo libro, come è spesso nei suoi libri. La Londra che abbiamo ritrovato in questo libro in particolare, secondo me è una Londra con pezzi di alienazione, di elite di vari paesi che vivono una città un po' svuotata, si va a mangiare in un bel ristorante italiano, si frequentano mondi diversi dal proprio, c'è molta solitudine. Volevo capire com'è cambiata Londra sotto i suoi occhi in questi decenni, se la riconosce in qualche misura la Londra di oggi rispetto a quella in cui lei è cresciuto, in cui lei è vissuto, in cui lei ha ambientato così tanti suoi libri. Well, I first I visited London all my life. I come from the suburbs, and we lived about an hour away from London. And going to London and crossing the Thames on the train from the suburbs to Victoria Station and as kids we would do this about once a week at the weekends. It was the greatest moment of my life. But eventually, I moved to London around 1976, during the time of punk. And in those days, when you look back on London, it was very dark, it was very run down, the buildings were still quite derelict. It was really a town, even then, that had still hadn't really recovered from the war.
But it was great to be a kid there because you could live very cheaply, you could eat cheaply. Everyone travelled on the subway, on the tube, and nobody ever paid to go on the tube. It was shocking later on when you had to pay to use public transport. Obviously, the London I live in now is completely transformed, and I have a nice house. And in the corner of my house upstairs, I have my desk, and there I sit in the mornings when I start work about 6:30 or 7, and I've got a very large pair of binoculars, which I can see out on the street. And from there, as Francesca says, I'm like a character in a novel, spying on the world. And London has become another city, of course, since then. And why don't you translate that, and then I'll say it. Dice, tu intanto traduci questo perché io vado avanti, continuo a parlare, sono un po' egoico, quindi dice, intanto traduciamo questo pezzo qua. Effettivamente sì, Londra io la conosco molto bene, perché non è che sono nato proprio a Londra, in cambio che sono nato nei sobborghi, però effettivamente la gioia più grande di noi teenager era il sabato prendere i mezzi pubblici, che all'epoca tra l'altro erano gratuiti, pensate un po', a Londra, e con un'ora di viaggio attraversare il Tamigi, arrivare a Victoria Station, e quello era il momento di l'apice della mia settimana, la gioia più grande per ogni teenager era quella. E poi invece nel 1976, quando è scoppiato il punk appunto a Londra, beh, io finalmente mi ci sono trasferito con grande soddisfazione, però devo dire che effettivamente all'epoca Londra era una città molto diversa da quella odierna. Londra era ancora una città che soffriva molto delle conseguenze della guerra, era scura, era ancora un po' diroccata, da ricostruire, diciamo così, però ovviamente era la gioia di noi ragazzi, perché effettivamente potevi fare tantissime cose a Londra che non potevi fare altrove, tutto costava molto poco all'epoca, c'era la famosa metropolitana di Londra che comunque aveva un grande fascino, ed effettivamente quando poi a un certo punto è venuto il momento di pagarli questi mezzi pubblici è stato uno shock per tutti, perché è incredibile, ma vero, non si pagavano. E quindi cosa succede oggi? Oggi succede che io abito in una casa, lavoro anche al primo piano di una casa, quindi la mattina 6:30 mi metto la scrivania e inforco un bel paio di binocoli, un bel binocolo, diciamo così, e nel senso che riesco a guardare fuori dalla finestra e vedo quello che succede fuori, proprio come effettivamente dicevi tu, Francesco, il protagonista del mio libro guarda fuori dalla sua finestra. London is the most fabulous city in the world. It's energetic, it's the most fabulous city in Europe, I would probably say. It's so energetic, it's so rich, it's multiracial, it's multicultural, the food is fantastic. You feel that culturally it's so rich, there's always something going on, movies, in the visual arts, people are writing. But London in the last 5 years has begun to change, and you really feel that the super rich now are beginning to transform London from a place where young people would go and live and work. That people are being forced more and more out of the city, that the centre of the city is becoming more and more empty because people are buying huge amounts of apartments and houses and not living in them, and because of the property situation, it's a great idea to buy a property in London and not live in it. And so whole parts of the city are sort of completely empty at night and at the weekend. And I grew up at a time when you could buy a house reasonably cheaply. I have three kids, three sons, Gemelli, two of them, and I doubt whether they will ever be afforded to buy an apartment, certainly not a house in London. So the situation is beginning to change, and we've reached what some people call, I think, the tipping point, where it's becoming almost uninhabitable for young people. So the city will just become a city really of rich people and their servants, the poor people. Ed effettivamente se penso alla Londra odierna, la Londra odierna secondo me è forse la città europea più vivace, più piena di multiculturalismo, di tanti spunti culturali, anche molto vivace dal punto di vista culturale, cioè anche dal punto di vista proprio del melting pot, no? Delle diverse
nazionalità che vivono lì, ci si mangia benissimo, a detta sua, gli scrittori, ci sono tantissimi scrittori che vivono, che scrivono proprio a Londra, ma c'è un ma, ahimè, perché effettivamente negli ultimi 5 anni soprattutto questi super ricconi che abitano Londra hanno continuato ad espandersi, è diventata un'ottima idea dal punto di vista immobiliare acquistare casa a Londra, per poi magari vivere tutto altrove e non andarci mai. E questo cosa implica? Implica che ovviamente ci sono interi quartieri di Londra che la sera sono bui, perché nessuno ci abita più. E questo è molto triste, perché le persone non possono permettersi di vivere in buona parte di Londra, quindi devono lasciare la città e queste case vuote vengono comprate e poi lasciate lì da queste persone straricche, appunto. E questo è particolarmente triste se si pensa che quando ad esempio ero giovane io una casa a Londra te la potevi comprare, non è che dovesse costare così tanto, anzi in un certo senso era, te la potevi permettere, insomma, se avevi un certo tipo di reddito. Io ho 2, 3 figli, 2 gemelli, ha detto in italiano, non so se avete notato, assolutamente non potrei comprare, loro non potrebbero mai comprarsi una casa a Londra oggi come oggi, assolutamente no. Secondo me abbiamo raggiunto un po' il punto di non ritorno. Abbiamo raggiunto il punto con la punto di non ritorno, e sicuramente Londra sta diventando una città non più per giovani, i giovani non se la possono più permettere Londra, e sarebbe molto triste ovviamente se Londra diventasse un posto solo per super ricchi che non vivono lì, e quindi a vivere a Londra sarebbero solo più veramente i poveracci senza casa. Ecco, a proposito di paragoni tra il mondo di oggi e il mondo di ieri, tra Londra di oggi e Londra di ieri, ma anche tra le ambizioni e le speranze di una generazione e poi quello che è stato adesso. C'è un passaggio nel libro, ma domani di leggere dei passaggi sapendo che sono sicuramente quelli che Furesci ama di meno, li ho già leccati tutti. Uno che mi sono segnato e che anche mi era molto piaciuto è: ho ancora una sensibilità anni 60. Davamo per scontato che le cose buone, eguaglianza, femminismo, antirazzismo, volevo sapere se è successo che gli anni 60 e il 68 in particolare, Amir Qureshi, sia stato tradito da qualcuno, accetta questa categoria, l'idea che ci sia stato un tradimento di quegli anni o sono un po' troppo ideologico? I think it's quite an interesting question actually, because we did think, particularly in the 60s, less so in the 70s, and certainly by the 80s, the ending of racial segregation and of racial mixing and so on, notions to do with equality and less distinction between the rich and the poor, etc., etc., and a more what we called in the 60s a party atmosphere, where people would be less repressed, more hedonistic, they would be able to fulfill themselves in a society that was less repressed, that they could have sex with whoever they wanted, whenever they wanted it, etc., etc. All that dream, we just thought everybody would want that all the time. And now, living in a time, particularly as we've seen in Europe and in Britain, particularly during the Brexit campaign recently, we've seen there's been a big reaction against all that, and there's been a new desire, particularly in Europe. You certainly see it in Austria and Poland and Hungary and France with Marine Le Pen, for a new identity based on whiteness, on a sort of semi or new kind of fascism emerging in Europe, and certainly that, as you suggest, was very disturbing for us and our generation. And it's as though we weren't prepared for that, and can't really understand why people would want that, and why that would be better, and how that has occurred.
Sicuramente una domanda molto interessante ed è molto vero quello che dici, soprattutto per quanto riguarda gli anni 60, un po' meno gli anni 70 e gli anni 80, direi assolutamente invece la cosa era andata dimenticata, non sono scemando. Sì, negli anni 60 avevamo effettivamente tutte queste idee che, se vogliamo, erano molto appunto radicali, ma che erano molto importanti, ovvero, non so, l'uguaglianza delle donne, come giustamente dicevi anche tu, oppure la libertà sessuale, piuttosto che la fine della segregazione razziale, quindi la società multirazziale, tutti che vivevano in un rapporto di pace e amore, una distinzione meno netta tra ricchi e poveri, eccetera, eccetera, eccetera. Poi c'era anche l'atteggiamento della, come dire, la festa tutto il giorno, tutto l'anno, diciamo, no? Quindi un atteggiamento più edonistico, una minore repressione, anche magari una libertà di buttarsi sul sesso un po' quando ti pare, con chi ti pare e come ti pare, ecco. Questo era il sogno che avevamo all'epoca ed era un sogno che pensavamo potesse rendere tutti felici e che sarebbe durato per sempre, come appunto un sogno valido per tutti. Però poi se guardiamo quello che succede oggi in Europa e che è successo ad esempio anche in Gran Bretagna durante la campagna per la Brexit, ad esempio, è chiaro che invece c'è stata una reazione a queste idee e le cose sono cambiate. Se guardiamo quello che succede in Austria, in Polonia, in Ungheria, in Francia con la Le Pen in maniera proprio plateale, c'è una ripresa di questo ideale, di questa nuova identità bianca, diciamo, cioè una forma di nuovo fascismo che sta prendendo piede e che sicuramente per persone come me è molto disturbante, è qualcosa che veramente ti lascia abbastanza esterrefatto, anche proprio perché non siamo preparati a trovarci a fare i conti con questa cosa. Ci chiediamo com'è possibile che le nostre idee non valgano più e che come è successo che ci ritroviamo adesso in questa situazione. C'è un'altra cosa connessa al discorso che adesso Anil Qureshi stava facendo che mi incuriosisce di sapere da lui. Nei suoi libri, non soltanto questo, il corpo è fatto oggetto di piacere ovviamente, di scoperta, di curiosità, di avventura, a volte anche oggetto di contrattazione, di compravendita, a volte consapevole. Eddie tocca molti di questi temi, non vi voglio svelare nulla a quanti di voi ancora non hanno letto questo libro, ma se ne avete letti altri di Anil Qureshi, il tema della, usiamo un termine molto impegnato, mercificazione del corpo esiste ed è come. Io una volta ho letto un libro di Emmanuel Carrère che si chiama Estensione del dominio della lotta, che dice che sostanzialmente la rivoluzione sessuale, quella di cui stavamo parlando adesso con Anil Qureshi, ben lungi dal liberare le persone, ha reso il corpo, l'ultima e soprattutto il letto nuziale, comunque il letto dove ci si ama, che era l'unico tema nel quale ancora il mercato non era entrato, l'unico ambiente nel quale il mercato non era entrato, il luogo dove anche il mercato entra e decide. E quindi la rivoluzione sessuale come una cosa fondamentalmente, possiamo usare un termine molto brutale, di destra. Cosa ne pensa? Well, I guess under the I guess under the influence of Freud and many of Freud's and Freud certainly wasn't a liberationist, but many of Freud's followers, particularly through the 50s and 60s, people like Wilhelm Reich, I think they thought that it would be possible for us to live lives without any repression at all, and that then we will be completely liberated from those parts of civilization that made our lives small and narrow and withered, that we would become these wonderfully free people. We can see now, looking back, this is probably rather a silly idea, and that a good amount of repression is probably a very good idea, and that it's our repression that also makes us civilized and able to, as it were, speak to one another, as opposed to having sex or beating one another severely all the time. Anyhow,
One of the things about this lack of repression there, as Francesca says, really became united with capitalism in the 80s and the 90s. And we seem to be living in a time now where everybody has to eat well all the time, everybody has to be fit, everybody has to buy more and more clothes. And I can see, particularly with my kids and their generation, they go to the gym all the time, they go to the gym every day. And they talk about what they're eating all the time, and they spend a lot of time making meals with machines and so on and so on. So their bodies have become an overwhelming obsession for them. And of course, anybody who spends 5 minutes in Venice realizes that people in Venice, in fact, are really not photographing Venice for historical reasons. They're really photographing themselves standing next to a famous monument here in Venice. So we become more and more obsessed with ourselves, more and more narcissistic, and as I'm sure perhaps you agree, it's become a horrible thing to see. Beh, effettivamente Freud, magari in primis e poi anche i suoi seguaci, seppure non avessero un atteggiamento di liberazione a 360 gradi, comunque sia, sono in gran parte, se vogliamo, responsabili per questa teoria in base alla quale si vive meglio se si vive sereni, senza nessuna forma di limitazione, di restrizione, di repressione di sé, liberi quindi da qualcuno che ti impedisce di svilupparti, di fiorire, di esprimerti al meglio, e in questo modo vivremo tutti felici e contenti. Ecco, non è proprio andata così, ce ne siamo resi conto che l'idea di per sé è abbastanza sciocca, se vogliamo, anche perché penso che anche voi sarete d'accordo che un pochino di repressione ci vuole, perché noi possiamo andare in giro a arrapati e saltare addosso a chiunque, oppure legnare fino al sangue chiunque ci venga in mente in quel momento che vogliamo picchiare, no? Un po' di repressione non è che faccia così male, perché ci aiuta ad avere dei rapporti civili con i nostri simili, secondo me. Così è. La mancanza di questa repressione, effettivamente, di questo atteggiamento, ha avuto proprio il suo apice negli anni 80-90, effettivamente, no? Dove si è identificato proprio con il capitalismo. Effettivamente quello che dicevi, Francesco, secondo me è assolutamente giusto. E se si pensa al corpo, poi in particolare, ovviamente c'è questa fissazione col corpo, bisogna essere in formissima, bisogna essere sempre vestiti benissimo. Io vedo i miei figli, ad esempio, i miei figli vanno in palestra tutti i giorni praticamente, sono fissati su cosa fanno in palestra, cosa mangiano, parlano di cosa mangiano, si preparano da mangiare con una serie di macchinari che io non so neanche che cosa facciano, a che cosa servono, però tant'è. Perché? Perché c'è questa ossessione del corpo, effettivamente ormai è proprio così, e se basta andare un attimo a Venezia e ti rendi subito conto che, ahimè, i turisti non è tanto che fotografano Venezia perché è una bella città, una bella architettura, fotografano se stessi davanti a un bel monumento, qualcosa di famoso. Ecco, quindi c'è veramente stata un'esplosione di narcisismo che effettivamente è evidente per tutti. If anybody wants, in the audience, wants to ask a question, I'd be very happy to hear from anybody if they want to put their hands up and say anything. Otherwise, we will happily carry on talking in front of you. Se c'è qualcuno nel pubblico che ha una domanda da fare, Anif è assolutamente felice di rispondere alle vostre domande. Se non avete domande, qui ce la salviamo egregiamente comunque, non preoccupatevi, non è che andiamo via, continuiamo, però se ci sono domande. Una veloce. Iniziamo subito, facciamo passare un microfono. Da coetaneo, forse di Anif, io il 69 ero a Londra, e la metropolitana si pagava, quindi non era gratis per i ragazzi giovani, avevo 19 anni, e eravamo tutti convinti di fare del nostro meglio, ci credevamo, però subito dopo abbiamo scoperto che molte erano illusioni, cioè non abbiamo dovuto aspettare 50 anni o la Letenna. Insomma, già dopo 20 anni molti di noi ci avevamo rimboccate le maniche, avevamo scoperto che erano gli anni della giovinezza e basta. Però la metropolitana, ricordo benissimo che il 69, ne pagavo soltanto 2 mesi, era la pistola di White, ho fatto tutte le cosine che si facevano con Hare Krishna,
ricordo bene, c'era la prima del film di Peter Fonda, quello famoso del 69 di New Orleans, era tutto bello, eravamo tutti contenti, felici, però già dopo 10 anni avevamo capito che non era quello il modo di portare avanti le cose. Now, the gentleman is absolutely right, the tube wasn't free, but there were no barriers in the tubes in those days, so you could just walk onto the trains. So basically, we were, as you say, we were criminals, but we were happy criminals. Effettivamente è vero, lei ha assolutamente ragione, e effettivamente non è tanto che la metropolitana fosse gratis, perché non lo era, ma non c'erano le famose porte, no, per entrare, quindi eravamo criminali, ma eravamo criminali felici. Io intanto ringrazio Alice Granger perché ha già fatto il lavoro che devo fare io, cioè ricordarvi che siamo aperti qui perché le domande voi le facciate, e ripeto, andiamo avanti anche con le vostre, altrimenti come ha detto appunto Anif Qureshi, noi qua ce la capiamo decentemente bene, ma se voi avete delle questioni, delle domande già adesso, se no andiamo avanti. Se così non fosse, prego. Terza fila. Volevo chiedere se definisce il suo libro più un thriller erotico, un libro tragicomico, dall'humor un po' nero, se si ritrova in questa definizione, oppure nulla di tutto questo. I wouldn't call it erotic, actually. Particularly as the main character is probably about 86 years old and can't walk and can't hear and is really blind. He's hardly Marlon Brando and on the waterfront, I have to say. But it is concerned with sexuality. I don't think you could write a book now. I don't think anybody would write books now that were intended, let's say, to excite people. But I'm certainly interested in passion and sexual passion, in bodies and desire and what people love about other people and what goes on between them. The whole matter of desire and eroticism fascinates me. So it's certainly concerned with that subject, and although the main character is like a sort of Beckettian skeleton, almost in his grave, he's quite witty, he's quite alive, he's got a lot of energy, he's got a lot of spirit, he's like a Beckettian voice that carries on speaking, wanting to live, and never ends. And so there's a lot of energy in the story. And he thinks about his life. He's old, and he thinks about his sexuality. He thinks about the women he's loved. He thinks about the way sexuality has changed in his world since probably the 50s through the 60s up until the present time. So he may be nearly dead, but he's still alive. Allora, l'unica definizione che non utilizzerei è erotico, dato che appunto il protagonista è sì arzillo, ma è un 86enne che non può più muoversi, che sente a malapena, non vede più assolutamente niente, non è insomma che faccia venire alla mente un Marlon Brando che si fa la doccia nella fontana super sexy, così un po' diverso, diciamo, ecco, questo sì. Però sicuramente ha una certa attenzione per la dimensione della sessualità, questo sì, non tanto per stimolare il lettore, chissà che fantasie, questo no, ma piuttosto perché effettivamente penso che sia molto interessante indagare quelle che sono le passioni umane, quelle che è l'atteggiamento delle persone quando amano qualcun altro, quando sono attratte da qualcun altro, quali sono i desideri, qual è l'erotismo che caratterizza le nostre vite, e quindi questo personaggio un po' come dire, me lo figuro un po' come una sorta di scheletro becchettiano, ormai con più di un piede nella fossa direi, ma che continua a essere assolutamente brillante, geniale, fa tante battute, vuole vivere, alla fine è pieno di gioia di vivere e ha una voce molto becchettiana in questo senso, piena di energia, che è poi quella che porta avanti la storia, che
che troviamo nella storia, appunto, un uomo sicuramente anziano, e in quanto anziano un uomo che ha molto da a cui pensare, nel senso che pensa a tutto quello che ha vissuto nella sua vita, quindi anche sicuramente la sua vita come sessualità e quello che succedeva negli anni 50-60 e poi fino ad oggi, il suo rapporto con le donne, quindi sicuramente è prossimo alla morte, ma ancora vivo e vegeto, dottor Adesso. Io un'altra cosa che volevo chiederle a Nif Qureshi, lo stile di questo libro è affascinante e particolare nel fatto che le frasi spesso sono veloci, c'è un senso quasi di frenesia a volte, per quello che io ho potuto leggere, anche a volte una lieve forma di impazienza. Il libro si legge con una facilità e un piacere incredibile, anche nel suo essere un pezzo di prosa fulminea, realmente. Mi sono detto che sarebbe stato fantastico anche su uno schermo, però non le chiederò questo, ma le chiederò se qual è il rapporto che lei ha con le cose che lei ha scritto e che sono finite su degli schermi. Le ha seguite in qualche modo, se ne è disinteressato completamente, preferisce non saperne nulla, oppure viceversa le cura e ne parla con chi poi le renderà dei film o delle... Gave me a lot of pleasure to hear what you just said, because when you write a book, you write it, certainly I do, I write it with pleasure. I really enjoy to write, otherwise it's utterly pointless for anybody, it seems to me, to write anything at all without enjoying it. So I sit there and I write a line and I giggle and I laugh at it, and then I change it around and I leave it there, and then I write another line, and I... You know, when you're a writer, it's like somebody who is making a dinner for some friends, and you take a lot of pleasure in thinking, they're like this, and they're like that, and then I get a wine, and I get a pudding, and you know, I'm going to make this meal, and they're really going to have a good time. And in the end, as a writer, what you're trying to do is to write something that gives you pleasure in the way that when I read, let's say, George Simenon, gives me pleasure. He's obviously thought, Hanif is really going to like this. You know, he's going to enjoy that line, he's going to enjoy the intrigue, he's going to enjoy hearing about these characters and those characters. And that's really the only reason, it seems to me, to write anything is to, or if you're a painter or if you're a musician, is to give pleasure in some way and to surprise in some way your audience. But I'll ask the question about the cinema once. Beh, mi fa molto molto piacere questa domanda, perché hai toccato un punto che per me è molto importante, ovvero il fatto, Francesco, che a me piace tanto scrivere, io mi diverto quando scrivo. Cioè, tu mi dici che leggendolo ti è piaciuto leggerlo, sei stato coinvolto nel mio libro, questo è sicuramente per me una grande soddisfazione, perché io mi diverto proprio a scrivere, è una cosa che mi piace fare, e quando scrivo, scrivo magari una frase che è divertente e me la rido da solo, oppure dico, ma guarda, questa è proprio una battuta che funziona, sono contento, oppure dico, qui dovrei aggiungere un'altra riga, vediamo cos'altro scrivere, anche perché se uno non si diverte, fare questo lavoro, perde un po' di significato, no? È un po' come quando si prepara cena per qualcuno, a cosa pensi, no? Penso che succeda anche a voi, tutti pensiamo, prendo quel vino, poi abbiniamo con quell'altro, sicuramente piacerà questo o quest'altro, insomma pensi a come far piacere ai tuoi ospiti, ovviamente, no? Alle persone che vai a cena, vuoi che siano contenti di essere venuti a cena da te. Ed è un po', diciamo, la sensazione che avevo quando, ad esempio, leggevo i libri di Simenon, diceva, Nif, devi fare esattamente quello che è riuscito a fare lui, ovvero coinvolgere le persone in questo stesso modo, cercando appunto di condividere con le persone, con il tuo pubblico, diciamo, i tuoi lettori, questo piacere che tu provi nello scrivere, che poi alla fine è quello che fanno molti artisti, anche i pittori, anche i musicisti fanno la stessa cosa, no? Cercano di condividere con il pubblico questo piacere che loro provano nel fare quello che fanno. E adesso risponderà alla tua domanda, comunque. But I've always worked in the cinema, and I started off working in the theatre, and I always love working in the movies in particular because of the pleasures of collaboration, the
you work? I work first of all with my dear friend Stephen Frears. Later on, I work with Roger Michel, who directed 4 of my shows. Then I directed with, I work with Patrice Chéreau on one occasion, and other directors. And I'm currently writing a 6-hour TV show for the BBC called The Driver, which I'm writing with one of my sons, Sachin, who is he's either 23 years old or 24 years old, I can't remember. But it's the pleasure then of working with other people, and of course television is the most exciting form, artistic form in the world at the moment today, and the most alive and the most interesting. So I would be very happy, despite my great age, to be part of it. Beh, io ho sempre lavorato nel cinema, devo dire, più di recente poi ho lavorato anche nel teatro e comunque la cosa più bella per me di tutte queste esperienze è la collaborazione, lo spirito di collaborazione che si viene a creare è il fatto appunto di collaborare con altre persone, come una serie di persone con cui io stesso ho collaborato, come ad esempio Stephen Frears, Roger Michaels ad esempio. Al momento, ad esempio, sto lavorando per la BBC ad una serie di 6 ore insieme a mio figlio Sachin, che non ricordo esattamente se ha 22 o 23 anni, ma siamo lì. Perché? Perché è veramente, di nuovo, un'esperienza che è bellissima per me condividere, collaborare con altri. Questa è veramente la cosa più bella di questa parte del mio lavoro. E secondo me, tra l'altro, soprattutto per la televisione, perché oggi come oggi la televisione, secondo me, è sicuramente il medium più vivace, più stimolante che abbiamo. Quindi, nonostante la mia veneranda età, spero che comunque questa mia attività televisiva possa continuare. Detto grazie, sino qui a David Kureishi, che sa che aspettavamo. Io non so se di mezzo faccio un'ultima domanda, spero non troppo ponderosa, a Kureishi prima che firmi le copie del suo libro e degli altri suoi libri. Ci sono altre domande da voi, è una delle ultime occasioni che abbiamo, ma io penso che sia bello se qualche altro lettore si fa avanti se vuole, altrimenti ne avrei una io. Ci sono ampi momenti di timidezza nel pubblico cortinese che ormai conosco da un po' di tempo. Io avevo un'ultima domanda su un segmento che si intravede verso la fine di questo libro, ma chi ha letto altri libri di Kureishi come The Black Album, come La parola e la bomba, che era un saggio in realtà, e come anche altri libri, ha visto molto di più all'opera, che ha un nome che fa paura e si dice fondamentalismo. Alla fine del libro ce n'è un accenno appena, stavo per dire in chi e in come, ma non lo dico così voi non vi rovino assolutamente nulla, però diciamo che non è proprio il tema di questo libro, ma è un tema di molti libri di Anil Kureishi, che ha dovuto confrontarsi con il tema di quello che nasce nell'anima di persone, qua stiamo parlando di fondamentalismo islamico, però io farei una domanda più sul fondamentalismo religioso nel senso ampio. Io ho l'impressione che questa storia per cui i momenti di debolezza della nostra vita, come è scritto in 1-0, li riempiamo con quello che qualcuno chiamava l'occhio dei popoli, sia una cosa tremendamente recente. Come mai in altre generazioni, diciamo una quarantina d'anni fa, per tornare su un'epoca di cui abbiamo parlato molto questa sera, tutto sommato si risolvevano i propri vuoti esistenziali con qualche cos'altro che la religione? Vi leggo soltanto un'ultima riga di questo libro e poi lascio la parola ovviamente a Daniel Kureishi. A un certo punto dice: nei momenti di crisi la religione può spiegare tutto, però Valdo risponde: ci vuol poco a far fesso Dio. Sabrin è un bel addormentato e anche un sempliciotto. Da buon devoto allo scetticismo io sono più diffidente. Come mai una volta c'erano così tanti scettici e diffidenti e invece come mai adesso tanti giovani, spesso di origini arabe o pakistane o di paesi dove l'Islam è maggioranza, si rivolgono all'Islam in Europa? Well, since really since the 1980s in the East and the West, I become aware, and you're all aware too, of the two new terrible forms, so-called fundamentalism of, you might say,
ideological obsession and righteousness which have swept through the world. Certainly, it seemed to be in the East, it seemed to me to be versions of extreme Islam, and certainly in the West, particularly since the 1980s, and certainly in Britain, since Mrs. Thatcher, we had a new kind of economic fundamentalism, which was known as free market capitalism, or hyper-capitalism, or neoliberalism, a form of capitalism that was extremely destructive of tradition of the past, and a form of a fundamentalist capitalism that was very similar to the fundamentalist Islam that swept through certainly Pakistan and as you know, other parts of the Islamic world. So it's very similar to the two great forces of the 20th century, which were, of course, Marxist communism and various forms of fascism that were extremely destructive. And out of both of them, certainly in Europe, emerged finally at the end some kind of mild centre-left decency that emerged through the 50s and into the 1960s. And again, we've seen two terrible forces sweep through the world. Forms of fundamentalism, but actually it would seem to me to, at the present time, to be coming to an ideological end, actually. Neoliberal capitalism has utterly failed to deliver what it was supposed to deliver to most of the people in most of the world, and religious fundamentalism has also failed, I think, as an experiment to deliver very much to anybody in the world. So I think we're entering a really interesting period where these two great social, economic, political, and religious forces that have swept the world in the last 20 or 30 years are probably finally coming to an end. So I think, unfortunately, for most of us, we may be living in interesting times again. Beh, effettivamente a partire dagli anni Ottanta c'erano già all'epoca due forme di fondamentalismo, se vogliamo, che erano molto potenti e che stavano cominciando ad affermarsi nel mondo orientale, nel mondo occidentale. Nel mondo orientale effettivamente era sì questa sorta di ossessione per l'Islam, e nel mondo occidentale, ad esempio in Gran Bretagna, era proprio una dimensione più economica, ad esempio poi dopo la Thatcher, abbracciando quello che poi è stato il capitalismo a livello mercato, l'ipercapitalismo, insomma, due forme di ossessione ideologica, così le definirei, che sono per certi versi, secondo me, abbastanza simili. Pensiamo anche a quello che è successo riguardo appunto al fondamentalismo religioso islamico, in particolare in Pakistan, no? Appunto nei paesi di religione islamica. E questo però mi fa venire in mente che ci sono due forze che ovviamente si sono scontrate già in precedenza e che avevano la stessa presa, diciamo, cioè da una parte il marxismo comunismo e dall'altra invece il fascismo, come lo volete chiamare, insomma, in varie forme. Il punto è che poi a un certo momento questo prevalere di questi due estremismi è venuto meglio e si è cercato appunto di prendere una posizione più centrale, diciamo, di centro-sinistra, chiamiamola così, che si è venuta ad affermare a partire dagli anni 50 e 60. E poi effettivamente però è vero, hanno cominciato ad affermarsi queste due nuove forme di fondamentalismo che però secondo me sono un po' giunte alla fine della corsa, cioè sono un po' agli sgoccioli, secondo me. Questo perché sia da una parte questo capitalismo neoliberista, che dall'altra parte anche lo stesso fondamentalismo islamico, non hanno portato i risultati che erano stati promessi inizialmente, no? Che la gente si aspettava. E quindi cosa vuol dire? Che effettivamente dal punto di vista sociale, economico, politico, anche religioso, queste forze stanno cominciando a venire meno, e quindi non so se sia un bene, ma può essere che ci troviamo a vivere in tempi interessanti. Grande è la confusione sotto il cielo, viviamo in tempi interessanti, e questo lo diceva qualcuno. I tempi interessanti per me sono stati tutte le ore, i giorni che ho passato leggendo il libro di Arif Qureshi, che ho passato con lui, nell'intimità che si prova soltanto
con uno scrittore. E spero che anche per voi che siete stati qua e che soprattutto leggete i libri di Quraysh sia la stessa cosa. Lo ringrazio moltissimo, vi segnalo che 1-0 è in vendita fuori dalla sala grazie ai nostri amici della libreria Sovilla e si trova anche presso la libreria Sovilla e la libreria della cooperativa, ma che ci sono anche gli altri libri di Hanif Quraysh. È stato un grandissimo onore che sei stato con noi oggi a Cortina. Grazie. Thank you very much.